Buongiorno, sono Alessandro Pizzella, professore di astrofisica all'Università di Padova. Sono qui per illustrarvi il corso di studi in astronomia. Per prima cosa, dedichiamo un minuto a descrivere qual è il lavoro di un astronomo o di un astrofisico, che è un sinonimo. Di fatto, un ricercatore che applica le sue conoscenze di fisica e matematica allo studio e alla comprensione di oggetti celesti, sia che siano asteroidi vicino alla Terra o sistema solare, o stelle o galassie o più in generale l'universo stesso. È una ricerca che è fatta sia in una fase osservativa, noi sperimentali in astronomia ci chiamiamo osservativi, sia in una parte teorica. Quindi l'astronomo osservativo di fatto utilizza strumenti sia da terra che dallo spazio per ottenere dati, che poi confronterà con dei modelli che l'astronomo astrofisico teorico avrà prodotto. E dal confronto tra osservazioni e teorie vengono fuori nuove conoscenze. Il corso di studi è strutturato in una laurea triennale e una laurea magistrale. La laurea triennale è di 3 anni, ovviamente, e quella magistrale è di 2. Attenzione che astronomia e astrofisica sono dei sinonimi, modernamente. Un lavoro di un astronomo e di un astrofisico sono uguali, e la laurea in astronomia è di fatto equiparata a una laurea in fisica. Perché vi dico questo? Perché non bisogna avere la sensazione che la laurea in astronomia sia un percorso più facile di quello di una laurea in fisica, di cui è cugina. E infatti, il primo anno lo studio si concentra maggiormente sulla matematica, sulla fisica, anzi, il primo anno è essenzialmente uguale al primo anno della laurea in fisica. E poi pian piano si incominciano a introdurre anche argomenti di astrofisica che diventano via via più preponderanti. La laurea magistrale, per esempio, consiste per lo più di studi di astronomia e astrofisica. Come tutte le lauree della scuola di scienze, è previsto a settembre un test di ingresso obbligatorio. Senza questo test non è possibile iscriversi. In realtà il risultato non è vincolante. È un test con scopo di orientamento essenzialmente, per capire se si sta facendo la scelta giusta oppure no. Vi sono dei requisiti per iscriversi a astronomia? Beh, ovviamente bisogna avere una mentalità un po' scientifica, devi piacere la scienza, bisogna essere curiosi e mi raccomando, dovete andare bene in matematica. La matematica è generalmente l'ostacolo, che rende difficile il passaggio dal primo al secondo anno. Cosa ha a disposizione lo studente che studia astronomia a Padova? Ha a disposizione tutti i laboratori necessari di ottica, sia di base che avanzata, necessari alla comprensione dei sistemi ottici, e su ad Asiago abbiamo a disposizione 2 telescopi molto importanti che verranno utilizzati per i laboratori del terzo, quarto e quinto anno. Questa è la sede dove la maggior parte dei docenti di astronomia lavora, e dove quindi vengono svolte le lezioni dal secondo anno in poi, qui a Padova. Questi sono invece 2 telescopi che si trovano ad Asiago. In basso a destra il telescopio da 1,80 m gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, e in alto a sinistra il telescopio da 1,20 m specializzato per studi spettroscopici. Questi telescopi vengono utilizzati per laboratori al terzo anno e poi nel primo e secondo anno della laurea magistrale. Il tipico sbocco professionale di un astronomo laureato con la laurea magistrale è quello di fare il ricercatore, ma prima di diventare ricercatore è necessario svolgere un dottorato di ricerca, tipicamente di 3 anni, o in Italia o all'estero. Altrimenti si può trovare lavoro tipicamente in ditte di software o nell'industria ottica e spaziale, o insegnamento nelle scuole, o divulgazione scientifica, o altre attività. A Padova, grazie al gran numero di astronomi, vengono essenzialmente seguiti un po' tutti i rami della ricerca astronomica, sia nel sistema solare, quindi lo studio di oggetti relativamente vicini alla Terra, asteroidi, comete, pianeti, oppure andando un po' più lontano si può studiare l'evoluzione delle stelle, prese una a una o in ammassi di stelle, c'è chi studia invece galassie o c'è chi studia l'universo nel suo insieme. Ovviamente qualsiasi ricerca si fa in collaborazione o con istituti italiani e
e qui vi mostro la mappa di tutti gli istituti italiani di astrofisica, sia che siano sedi universitarie, come Padova o Bologna, o sia che siano osservatori astronomici gestiti dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. I telescopi a cui tipicamente ha accesso un astronomo italiano sono o il Telescopio Nazionale di Galileo, con sede nelle Isole Canarie di La Palma, o il Large Binocular Telescope, telescopio in Arizona con partecipazione italiana, o se no i telescopi con sede il Paranal e La Silla in Cile, gestiti dallo European Southern Observatory, di cui l'Italia è membro. Questa è la sede dell'European Southern Observatory a Monaco di Baviera, dove molti astronomi italiani e parecchi padovani hanno trovato lavoro. Riassumendo, l'area in astronomia è una laurea impegnativa, ma se determinati si riesce a portarla a termine e può dare molte soddisfazioni. La ricerca in astronomia è sempre, sempre molto viva. Però mi raccomando, uno degli scopi di questo video è anche un po' rompere il ghiaccio. Chiamate, avete dei contatti, avete dei numeri sulle pagine web, o vi rispondo io o un mio collega e saremo felicissimi di dare qualsiasi informazione, sia per telefono, sia via mail, sia personalmente se venite a trovarci. In bocca al lupo.